cordiale buonasera dal Pala San Giacomo di Conversano. Gara importante, il match point per quanto riguarda la Italgest Salento Domare, che quest'oggi nella terza giornata della girone di andata della Pool Scudetto affronta qui a Conversano la Indego Conversano. Qualora dovesse conquistare l'intero posto in palio, andrebbe a mettere il secondo scudetto sulla maglia. Intanto la panoramica della curva nord, i tanti tifosi salentini giunti qui per dare man forte al presidente De Masi e alla sua squadra, e andiamo subito a sentire. Presidente, allora quest'anno doveva essere più difficile la riconferma dopo lo scudetto dello scorso anno, invece un tripudio di colori rosso-blu, questo Pala San Giacomo. Beh, intanto invidiamo il presidente del Conversano a venire qua. È molto difficile, questo è un campionato ad 8 squadre, le 8 squadre più forti d'Italia. Beh, abbiamo dimostrato che la Puglia esprime eccellenza perché ci troviamo a disputare questa partita tra primi e secondi nel tetto d'Italia ci stanno due squadre pugliesi. Questo va dato sicuramente merito a tanto lavoro svolto in Puglia nel campo della pallamano italiana. Presidente, Cisci appunto, Fasano, Conversano e Italgest Casarano sono tre squadre pugliesi su quattro nella Pool Scudetto, sicuramente la pallamano in Puglia ha un peso rilevante. Ma indubbiamente questo fa piacere, da tanti anni è così. Sono contento dei risultati anche ultimamente che si sono aggiunti a Fasano e a Conversano, anche quelli di Casarano, indubbiamente. C'è ovviamente un attimo di rammarico per come è andato il mio campionato, però dico sempre viva la Puglia! Presidente, vogliamo parlare della torcida rosso-azzurra, sono veramente tantissimi, abbiamo visto anche uno striscione personale dedicato a lei. Beh, una partita importante, una partita su cui si può decidere il campionato, ed è chiaro che anche i tifosi hanno voluto manifestare il loro attaccamento a questi colori. Sono tanti, e quindi questo vuol dare merito al lavoro svolto nel campo della pallamano. Bene, ringrazierei i due presidenti con la speranza e il proposito di risentirli a fine gara. Un tempo che ha rispettato le attese, una vera e propria battaglia sul piano agonistico veramente infuocata. Non si poteva aspettare altro, è una partita che vale un campionato, quindi è chiaro che c'è battaglia, una battaglia pura, agonistica, tecnica, di quelle belle, di quelle partite che rimarranno nella storia, comunque vada. Speriamo di riuscire a giocare come sappiamo e cerchiamo di non farci prendere al nervosismo, e faremo sicuramente una bella gara. Queste due squadre stanno dimostrando di essere il meglio del meglio della pallamano italiana. Eh sì, lo dicono i numeri e lo dicono anche sul campo, sono prima e seconda come dicevamo prima, sono le squadre più forti che ci stanno in Italia, e questa è una partita che vale il campionato. Ringraziamo ancora una volta il presidente De Masi. Grazie. Ora insieme con coach Ivanisevic per la foto di rito. Allora presidente, grande euforia per questo scudetto. Grandissima euforia, bellissimo, era importante farvi rimanere lo scudetto nel Salento. Ce l'abbiamo messa tutta ed è stato veramente qualcosa di straordinario, un'emozione grandissima, ed è un regalo che facciamo a tutti i nostri contadini del Salento. Vincere qui al Pala San Giacomo, soprattutto una partita che si era messa in questi termini agonistici, vale doppio. Beh, sicuramente non poteva essere una cosa diversa, abbiamo fatto una partita degna di una finale, è stato qualcosa di straordinario, molto bello, molto, molto entusiasmante quello che è successo, una partita è tirata pallone su pallone, gol sul gol, è veramente qualcosa di straordinario, e poi vincere qui è qualcosa di fantastico. Quando il gruppo Italgest ha preso questa squadra, secondo scudetto consecutivo, sembra una bella favola. Sì, sembra una bella favola, abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere, e questo è sicuramente una punta di orgoglio, di un orgoglio salentino che è messo sul gradino più alto d'Italia. Ultima domanda per il futuro, ora lei l'aveva già anticipato, si punta all'Europa l'anno prossimo. Beh sì, voglio dire, adesso ci siamo in Champions League, siamo in Coppa IHF, siamo in Europa, questo è qualcosa di veramente bello, portare la nostra terra in Europa è qualcosa di straordinario. Ringraziamo il presidente De Masi, visibilmente emozionato per questo successo della Italgest Salento Damare. Ora insieme con coach Ivanisevic per la foto di rito. Allora presidente, grande euforia per questo scudetto. Grandissima euforia, bellissimo, era importante farvi rimanere lo scudetto nel Salento. Ce l'abbiamo messa tutta ed è stato veramente qualcosa di straordinario, un'emozione grandissima,
ed è un regalo che facciamo a tutti i nostri consiglieri del Salento. Vincere qui al Palla San Giacomo, soprattutto una partita che si era messa in questi termini agonistici, vale doppio. Beh, sicuramente non poteva essere una cosa diversa. Abbiamo fatto una partita degna di una finale. È stato qualcosa di straordinario, molto bello, molto, molto entusiasmante quello che è successo. Una partita è tirata pallone su pallone, gol su gol. È veramente qualcosa di straordinario e poi vincere qui è qualcosa di fantastico. Quando il gruppo Italgest ha preso questa squadra, secondo scudetto consecutivo, sembra una bella favola. Sì, sembra una bella favola. Abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere. E questo è sicuramente una punta di un orgoglio salentino che è messo sul gradino più alto d'Italia. Ultima domanda per il futuro, ora lei l'aveva già anticipato, si punta all'Europa l'anno prossimo. Beh sì, voglio dire, adesso ci siamo in Champions League, siamo in Coppa IHF, siamo in Europa. Questo è qualcosa di veramente bello, portare la nostra terra in Europa. È qualcosa di straordinario. Ringraziamo il presidente De Masi, visibilmente emozionato per questo successo della Italgest Salento da Mare.